la benvenuta. Senti, dobbiamo raccontare anche la tua di storia, perché hai avuto un'idea bellissima. Grazie. Credo che insomma tutte le donne che adesso sono qui in studio capiranno perché. Perché anche tu, uscendo da una cosa brutta come quella del tumore per una donna al seno, avendo avuto anche delle recidive più volte, ti sei inventata un modo che magari emotivamente e psicologicamente possa aiutare quelle donne che hanno subito quello che hai subito tu. Certamente, la prima volta che mi sono ammalata è stata nel 2004, dopo ho avuto 3 ricadute. In quel periodo mi occupavo di grafica, lavoravo molto e avevo anche molto successo, quindi il mio impegno era totale in questo settore, mi occupavo di comunicazione visiva, avevo firmato la campagna per i 100 anni dell'Automobile Club facendo il francobollo celebrativo, sì, facevo moltissimi film e quindi era un impegno artistico e anche una ricerca continua, perché sono stata la prima che dal pennello è passata al computer graphic. E quindi disegnando ti è venuta disegnando l'idea? Prima ballavo, quindi diciamo il mio mondo era l'arte e quindi ho lavorato con molti registi importanti, molti attori, molti artisti che mi hanno senz'altro arricchito. Questi sono tuoi? Sì. L'hai disegnati tu? Sì, sì. Ma meraviglioso, bello. Anche X-Men l'hai disegnato tu? Praticamente firmavo le campagne per la Disney, lì sì, avevo fatto delle modifiche. Ci sono dei manifesti che ho fatto direttamente io e altri che ho adattato al mercato italiano. Quindi lavoravo su due campi. Dopodiché, con questa malattia mi sono trovata a vivere un incubo, perché la mia vita era cambiata, dovevo fare le terapie, non sapevo neanche se avevo le metastasi, quindi ero sotto shock, ovviamente avevo un grande successo ed ero stata rapita dalla mia vita, ero in ospedale. Dopo mi sono trovata con delle bende e ho sofferto molto il post-operatorio. E quindi, ti sei inventata, Carla? Sì, quindi, non lo possiamo vedere perché ci ha portato delle foto, un reggiseno. Sì, un reggiseno che non particolare. Faccia mettere questi cerotti che possono procurare delle piaghe da decubito, delle allergie che non ti possono far mettere i vestiti. Perciò questo reggiseno si può utilizzare direttamente in sala operatoria. È stato brevettato, Carla? Sì, l'ho brevettato in Italia, anche in Europa, anche in America. Già messo in commercio? Da sola credo in questo progetto e quindi ho creato un sito web che si chiama Crystal Bra, dove tutte le donne possono avere delle indicazioni sul prodotto e anch'io poi avrò dei blog dove potrò rispondere. Sarà in vendita comunque, sì? Sì, diciamo che è già online. È proprio lo startup di questa cosa. Andiamo al web, iniziale. Laura.